Nuovamente da Jesolo, dal Teatro Vivaldi, qui in diretta e in diretta streaming dal sito del Festival di Geopolitica Europea www.festivalgeopolitica.it, anche dalla pagina Facebook. E parliamo adesso di emergenza sanitaria e di biodiversità. È un tema assolutamente importante. Sappiamo che proprio la pandemia ha stravolto le nostre vite, ma anche molti degli assetti globali. Ne abbiamo parlato da ieri, da quando abbiamo dato il via a questo festival, siamo arrivati proprio alla cosiddetta geopolitica dei vaccini. Do intanto il benvenuto ai nostri relatori. Prima di partire con la nostra sigla musicale in diretta dal teatro appunto Vivaldi di Jesolo, ringraziamo il professor Matteo Bassetti, infettivologo, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, che è collegato. Sappiamo anche che ha pochi minuti da poterci regalare perché è impegnato nella task force Covid della Regione Liguria. Poi abbiamo anche il virologo e ricercatore Fabrizio Pregliasco del Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università degli Studi di Milano e anche il professor Alessandro Miani dell'Università degli Studi di Milano, anche lui presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale e Sergio Costa, il generale Sergio Costa, già ministro dell'Ambiente. Ma qui con me sul palco c'è Carlotta Melchiori che invece ci darà, come dire, il via con la musica. Che brano hai scelto? Ho scelto un brano di Michael Jackson che è We Are the World. Che non necessiterebbe di No, presentazioni, di spiegazioni. no. Naturalmente si parla, perché l'hai scelto? Beh, l'ho scelto perché mi piace il messaggio che trasmette questo brano, oltre che appunto è stata anche la sigla del Festival Internazionale della Geopolitica, quindi sono molto felice di rifarlo, diciamo. Benissimo, allora ascoltiamolo e poi diamo la parola ai nostri relatori per entrare nel vivo del panel di questa discussione. Just believe that no one
Stupendo brano, stupenda interpretazione. Beh, siamo il mondo, siamo tutti interconnessi. Se c'è una cosa che la pandemia ci ha insegnato è che appunto non ci sono confini nazionali. Allora iniziamo a parlare proprio di emergenza sanitaria in chiave di geopolitica con il professor Matteo Bassetti. Allora, che cosa possiamo dire alla luce di, dopo un anno di pandemia, appunto, che ci ha insegnato come non ci siano i confini nazionali? Soprattutto ci sono tanti aspetti che vanno affrontati dal problema dell'approvvigionamento dei vaccini, che sono tema, insomma, è tema di queste settimane, ma mi piace iniziare proprio da una riflessione che ha fatto il direttore di Repubblica, Maurizio Molinari. Ieri ha dato il via a questo festival, direttore anche editoriale del gruppo GEDI, che ha detto se c'è una cosa che ci ha insegnato questa emergenza sanitaria è che a soffrire di più sono stati quegli stati che hanno i sistemi sanitari più deboli, più fragili. Cosa ne pensa, professor Bassetti? Ma penso che sono assolutamente d'accordo. Io credo che quello che la pandemia ci deve insegnare è che non dovrà più succedere che un paese si tenga per sé i dati relativamente a casi come è successo in Cina probabilmente già nel luglio del 2019, cioè fondamentalmente è probabile che ci sia stato da parte di tutto il mondo un ritardo nel riconoscere SARS-CoV-2 e poi Covid-19 come un problema. Ma sappiamo bene che già nell'agosto, nel luglio del 2019, nella provincia di Hubei e in particolare la città di Wuhan, c'era stato un importante movimento di ricoveri per polmonite atipiche. Allora, questo credo che debba insegnare al mondo che non dovrà più succedere una cosa del genere, per cui i sistemi di sorveglianza devono essere tra loro interconnessi e tutto il mondo deve parlarsi uno con l'altro, perché da quel mancato riconoscimento come un problema potenzialmente globale è nata una pandemia. Se probabilmente si fosse potuta limitarla sul nascere, oggi saremmo qui a raccontare una storia completamente diversa. Oggi è evidente che siamo di fronte a una pandemia che riguarda tutto il mondo e quindi geopoliticamente va affrontata in qualche modo a livello globale. È chiaro che oggi guardiamo cosa sta succedendo in India, ma lo abbiamo visto poco prima in Brasile. Chi ha visitato quei paesi dal punto di vista sanitario sa che sono assolutamente disorganizzati per poter assistere tante persone. Hanno degli ottimi ospedali, ma sicuramente per assistere un numero limitato di persone. Quindi i sistemi sanitari, soprattutto quelli ospedalieri in generale, meno moderni, meno attrezzati, anche meno disponibili per tutti, sono quelli che stanno soffrendo e hanno sofferto di più, e probabilmente ce ne saranno altri ancora che soffriranno. E quindi qui si inscena, secondo me, una delle cose più importanti che noi dobbiamo fare. Noi oggi stiamo vaccinando molto nei paesi occidentali, nei paesi economicamente evoluti. È chiaro che non si può pensare di sconfiggere la pandemia vaccinando soltanto i paesi evoluti, e quindi dobbiamo necessariamente come mondo far sì che i vaccini siano disponibili in tutti i paesi del mondo, perché se vogliamo sconfiggere la pandemia bisogna vaccinare 8 miliardi di persone e evidentemente non tutti sono in grado di potersi permettere di comprare i vaccini. Quindi su questo credo che a livello proprio geopolitico quello che il presidente Joe Biden ha suggerito, in qualche modo ha lanciato un messaggio importante, spero che sia recepito, perché almeno in alcuni paesi è giusto che i brevetti in qualche modo si interrompano, ovviamente con tutte le cautele del caso, perché è chiaro che poi questi paesi bisogna mettere sul piatto che non possono poi rivendere i vaccini ai paesi occidentali, cosa che peraltro nel passato con alcuni farmaci senza brevetto è avvenuta, ma con tutte le cautele del caso credo che il fatto di poter non avere i brevetti possa essere sicuramente uno strumento per vaccinare più persone possibili, che è poi l'unico modo che noi abbiamo a disposizione per poter uscire dalla pandemia. Cioè, se anche vaccineremo tutte le persone nei paesi occidentali, ma non vaccineremo il resto del mondo, alla fine il virus finirà purtroppo in qualche modo di rientrare.
Professore, quanto dobbiamo temere le varianti? Perché anche in questo caso non possiamo certo pensare di chiudere i confini. Guarda, le varianti secondo me sono stati un argomento che è diventato forse troppo un argomento da bar e ha perso molta della sua scientificità, perché nella realtà le varianti, per chi si occupa di malattie infettive, sono la capacità che hanno virus, batteri, protozoi, funghi e ogni altro tipo di microrganismo di evolversi e quindi di mutare, di cambiare. Quindi a noi non stupisce, lo abbiamo sempre visto nel passato. D'altronde pensate all'influenza, che ogni anno in qualche modo ha anche lei delle mutazioni, cioè cambiano i virus. Quindi io credo che sulle varianti sia stato detto forse troppo. Quello che noi dobbiamo dire è che le varianti sono coperte dai vaccini, sono usciti dei lavori proprio recentissimi sia sul vaccino di Pfizer che vaccino di Moderna, ma probabilmente vedrà che varrà anche per gli altri vaccini, che sono in grado di coprire e di in qualche modo proteggerci anche dalle varianti. E quindi la misura migliore per combattere le varianti rimane una sola, che è quella del vaccinare il più rapidamente possibile il maggior numero di persone, perché nel momento in cui tu rendi la vita difficile al virus non potendo contagiare un'altra persona, è evidente che il virus non muterà e quindi non avrà nuove varianti. Quindi le varianti, la risposta alle varianti non può che essere la vaccinazione di massa. Ecco, lei ha citato i vaccini Pfizer e Moderna, si tratta di due vaccini che comunque sono targati Stati Uniti d'America, ce ne sono degli altri come Sputnik russo, c'è il Sinovac cinese, c'è quello europeo, anche qui c'è una geopolitica dei vaccini, abbiamo visto delle differenze? Guardi, la geopolitica dei vaccini è la geopolitica della ricerca scientifica, per cui della ricerca farmacologica. Noi siamo, come Europa, siamo ancora completamente dipendenti dagli Stati Uniti, che sono comunque la più grande potenza in termini di produzione di farmaci, quindi evidentemente anche di vaccini. Quindi io credo che l'Europa per il futuro debba pesantemente pensare il suo ruolo anche nel campo farmaceutico, nel senso che ad oggi la partita l'hanno vinta loro sicuramente, e adesso arriverà il vaccino tedesco di CureVac, che è un altro vaccino mRNA. Noi abbiamo un vaccino di AstraZeneca, che è comunque un vaccino diciamo anglo-europeo e non totalmente europeo. Di vaccino veramente europeo, completamente europeo, abbiamo esclusivamente il vaccino di CureVac sui vaccini che arriveranno a breve. Tutti gli altri o sono americani o sono anglo-europei. Quindi io credo che nella ricerca futura l'Europa dovrà investire di più, mettere più risorse e probabilmente ripensare anche, come è stato fatto tanti anni fa nell'ambito dell'industria aerospaziale, che dobbiamo anche noi avere una Airbus nell'ambito della ricerca sia farmacologica che sui vaccini, cosa che oggi purtroppo non abbiamo, perché i tre più grandi colossi al mondo farmaceutici sono statunitensi. Certo, e ancora una battuta, sappiamo che ha i minuti contati, che è impegnato appunto nella riunione della Task Force Covid in Regione Liguria, abbiamo parlato di vaccini europei, il vaccino italiano a quando? Visto che anche in questi giorni noi qui in questo festival abbiamo parlato del ruolo dell'Europa, dell'Italia nell'Europa e viceversa, i rapporti insomma Italia-Europa. Io credo che per la fine dell'anno il vaccino dovrebbe essere disponibile. Il problema è in che contesto si affaccerà il vaccino italiano, perché non dimentichiamo che il vaccino italiano Reitera è un vaccino a vettore virale, e voi sapete bene come oggi a livello di opinione pubblica ci sia su questo vaccino purtroppo è stata molta confusione e anche cattiva informazione, però poi alla fine quando tu vai a proporre il vaccino e la gente lo rifiuta ti devi porre delle domande sulla comunicazione, e comunque siccome il risultato deve essere di vaccinare un numero maggiore di persone devi avere ovviamente un vaccino che sia tra virgolette gradito. È purtroppo una considerazione brutta da farsi, ma che è evidente che dovremmo fare. Quindi io personalmente penso che i dati preclinici del vaccino siano molto buoni, sia un ottimo vaccino, come del resto un ottimo vaccino è quello di AstraZeneca, come del resto un ottimo vaccino sono altri a vettore virale, come peraltro Johnson & Johnson. Però bisognerà vedere quando arriverà questo vaccino, che cosa vorrà il mondo, nel senso che se veramente, come ha detto il commissario europeo, si va verso
una vaccinazione di massa per il futuro, sempre più mRNA, non vorrei che arrivasse tardi in un contesto in cui quel tipo di vaccini non sono più graditi. Ecco, non vorrei che arrivasse una super macchina a diesel quando ormai il diesel è superato dalla macchina elettrica, ecco, per fare un paragone a livello automobilistico. Certamente. Grazie professore, grazie per la sua disponibilità. Grazie a lei. E passiamo la parola al professore Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli Studi di Milano. Intanto buonasera, Pregliasco. Buonasera, buonasera a tutti. Abbiamo parlato di Europa. Beh, in questi mesi credo che tutti i cittadini europei abbiano imparato a conoscere un acronimo, EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco. Forse prima non sapevamo neppure di avere un ente regolatore europeo di questo genere. Ma sì, purtroppo l'Europa non ha dato, diciamo, grande immagine di sé. E di fatto, a mio avviso, non l'ha data, o meglio, ha dato l'immagine oggettiva di quello che nell'ambito della sanità può fare, ed è poco ciò che può fare, perché è stata una scelta del passato, nel momento della Costituzione. L'Italia avrebbe voluto sulla sanità far sì che l'Europa potesse avere come dire, una responsabilità e un'azione di quadro rispetto alle responsabilità, ma alla fine prevalse la maggioranza delle nazioni, le nazioni più influenti, che ritenendo giustamente, come si è visto in questa pandemia, come la problematica di salute è strettamente collegata agli interessi nazionali, alla difesa del proprio Stato. È chiaro che è una situazione sicuramente molto miope, in funzione appunto in particolare di un approccio a una pandemia che non ha confini e che, come Matteo poc'anzi diceva, deve essere affrontata su un livello appunto planetario per poterla sconfiggere anche per nostro interesse, oltre che per aspetto etico, nei confronti delle popolazioni più in difficoltà, perché se no il virus continua a girare, continua a fare varianti e possono esserci casi importati. Però appunto l'Europa ha questo, diciamo, ente regolatorio che però, come si è visto, dà delle indicazioni di suggerimento, come per altri ambiti appunto europei. Poi sono le singole nazioni, per noi l'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, che emette le disposizioni prendendo, come dire, spunto, ma come abbiamo visto per AstraZeneca, dando quella precisazione di preferenzialità per l'utilizzo dai 60 anni in poi. E tutto questo è un peccato, perché si è visto anche nell'ambito della gestione del lockdown. Speriamo che nel prossimo futuro con il Green Pass ci sia almeno, come dire, un'omogeneità di gestione, come i lockdown sono stati fatti in modo diversificato, in modo, come dire, variegato e sicuramente non dando un'idea, appunto, non solo un'idea, ma un'opportunità di gestione su un territorio ben più vasto rispetto ai singoli stati in modo più coordinato. Ma abbiamo anche a livello europeo l'ACDC, che ha ripreso un po' la sigla del CDC, Center Disease Control americano, e che invece è l'European Center Disease Control, molto bello come struttura, ci sono amici che ci lavorano come sede Stoccolma, però anche qui ha una funzione, diciamo, di ricerca, di diffusione di buone pratiche, di indagini epidemiologiche che cercano di far condividere i dati, però non va oltre a questo. E credo che appunto le questioni sanitarie, a mio avviso, la pandemia le rilanciano un'esigenza di pensiero su questi ambiti, perché è vero che è strategica la problematica dello Stato, però in qualche caso è necessario, nel caso della pandemia, se ne vede bene la necessità di coordinamento.
Infatti, e a questo proposito ci sono un paio di riflessioni che mi vengono in mente, appunto, il programma COVAX, e quindi le chiedo se secondo lei comunque sarà attuato, viene attuato a dovere, quindi lo ricordiamo, il programma che prevede anche la donazione di vaccini a quei paesi che non hanno la possibilità di approvvigionamento anche economico, quindi quelli meno sviluppati, e dall'altro lato, tornando sul versante europeo, il discorso del Green Pass a cui lei faceva riferimento, insomma, per la prima volta comunque avremo un certificato sanitario riconosciuto a livello comunitario. Sì, quest'ultima cosa secondo me è importante ed è sperabile appunto che ci siano degli elementi comuni e ovviamente di interconnessione, insomma, non si è detto, ho già appunto si è sentito come nella discussione per la messa a punto che l'elemento determinante sarà quello di dire non è che la singola nazione poi dica no, ci vuole anche magari un tampone in più o un qualcos'altro, una stringenza di quarantena in più. Perché davvero questo tra l'altro è un elemento strategico di interesse economico nell'ambito del turismo, ma anche degli scambi commerciali, perché sicuramente no, l'interscambio su livello globale ce ne siamo accorti, no? In questo momento, ma anche alcune aziende automobilistiche hanno fermato la produzione perché dei chip non ci sono più, perché in Cina non si sono stati fatti, ma lo abbiamo visto anche rispetto, no, proprio a questioni strategiche di gestione di materiali, di dispositivi. Il Green Pass credo sia un elemento positivo da adottare, come già in termini anche, come dire, anticipatori, Draghi lo ha previsto per gli spostamenti nell'ambito delle regioni. Io lo vedo come elemento, diciamo, di orientamento, non di costrizione, ma di orientamento soprattutto a quella che è la vaccinazione, come opportunità, necessità di azione solidale di ognuno di noi, di prendersi dei rischi che sono minimali, ma di proteggere noi stessi, la nostra famiglia, ma soprattutto la comunità. Perché è chiaro che in questa prima applicazione c'è una debolezza intrinseca nel sistema e ci sta, perché avere il Green Pass con un tampone entro 48 ore è oggettivamente molto meno garantista rispetto alla, diciamo, certificazione di guarigione o di avvenuta vaccinazione. È chiaro che, a mio avviso, nel prossimo futuro, sempre da vaccinatore convinto, ma proprio per l'opportunità istituzionale di questo, è che possano esserci solo quelle due opzioni, ma nel momento in cui la vaccinazione a livello europeo sarà per tutti e quindi il singolo non vaccinato sarà colui che scioccamente Novax non vuole fare quello che è invece utile alla comunità, cioè una vaccinazione di solidarietà complessiva. Sul tema appunto COVAX è sicuramente un'iniziativa importante, un'iniziativa che va vista, come accennavo già all'inizio, sia come interesse brutale per proteggere la nostra salute, detto così grossolanamente, ma oggettivamente, perché abbiamo ben detto, insomma, si risolve a livello globale ed è un elemento che deve far vedere questa solidarietà delle istituzioni, degli enti benefici come elemento, diciamo, importante di aggressione verso il nemico che è il virus. Di fatto poi in questo momento, comunque sia nell'ambito della geopolitica, c'è, almeno dalle indicazioni che sono arrivate, un interscambio di vaccini, no? di produzione. L'India adesso è in difficoltà e ha limitato la diffusione e l'esportazione delle dosi di vaccino, perché in quei territori molti vaccini vengono prodotti. E anche lì davvero c'è un problema di disequità complessiva, no? Anche l'Europa, in termini di produzione, ha distribuito verso l'esterno più di quanto non c'è stato in termini di arrivo e anche di diffusione, per esempio, verso l'Inghilterra, dove de facto appunto ormai non è più parte del territorio. Quindi sicuramente vanno visti questi aspetti come elemento strategico, sicuramente quello di una distribuzione dei siti produttivi, in modo che ci sia davvero, alla luce anche di possibili ulteriori pandemie con altri virus, di avere un'organizzazione
e una potenzialità per non cadere nella situazione, diciamo, buffa delle mascherine, perché ricordiamo tutti la gran parte delle mascherine chirurgiche prima le compravamo, prima dell'emergenza, a Wuhan, guarda caso, buffamente. E tra l'altro, appunto, il momento, la carenza che c'è stata nella prima emergenza ha proprio fatto vedere questa carenza, il fatto che le nostre aziende non producevano più mascherine perché non erano più economiche. Quindi c'è tutta questa considerazione di capacità distributiva, ovviamente, negli stati. Poi il problema del togliere i brevetti credo sia un elemento che va evidenziato, sicuramente perché piace poco il fatto che in un'economia di guerra qualcuno guadagni tanto e altri si impoveriscano in modo brutale, ci debbano essere quindi delle giuste correzioni, però credo che l'eliminazione come toto dei brevetti in qualche modo possa portare poi a una disaffezione rispetto alla produzione al rischio, diciamo, alla voglia di aziende private di avere un rischio di impresa nel destinare grandi quantità di denaro alla ricerca, perché in questo caso è stato veramente necessario una grande quantità di denaro, che peraltro per molte compagnie è arrivata da finanziamenti statali, statunitensi, inglesi, ma anche dell'Europa, e quindi questo sicuramente è un elemento che emerge per oggi, per il Covid, per le dosi di richiamo di Covid che dovremo fare nel futuro, perché non è che questo primo giro di vaccinazione ci eliminerà completamente il virus. Avremo una convivenza più civile, ma presumibilmente questo virus diventerà endemico, bisognerà eseguirne ulteriori dosi nel tempo. Certo, professore, le chiedo di restare naturalmente collegato e riparto dalle sue ultime parole perché insomma l'obiettivo è quello di uscire dalla fase più critica di questa emergenza sanitaria per tornare a una sorta di normalità il prima possibile. A questo servono d'altro canto i vaccini, ma serve anche pensare come potremo vivere in un ritorno alla normalità, non soltanto outdoor, quindi a livello ambientale esterno, ma anche interno. Per esempio, noi adesso siamo in un teatro, naturalmente la capienza non è quella complessiva, quella che potrebbe ospitare. E allora diamo la parola al professor Alessandro Miani, che è anche presidente della Società di Medicina Ambientale, proprio per cercare di capire come potremo tornare a questa normalità anche in un ambiente indoor, professore. Certo, grazie e buonasera a tutti. Il sentiment oggi condiviso dalla comunità scientifica internazionale, in cui i gruppi principali che stanno operando e studiando come poter facilitare il riappropriarsi degli spazi confinati, aperti al pubblico, e gli stati, diciamo, più coinvolti, i gruppi di ricerca più coinvolti sono gli Stati Uniti, come al solito, la Spagna in questo caso e l'Italia, che il cui gruppo di ricerca coordiniamo noi, è quello di misurare la concentrazione di anidride carbonica all'interno di uno spazio chiuso. Perché l'anidride carbonica? Perché parlando, respirando e via dicendo, noi emettiamo, espiriamo CO2 al pari di queste goccioline più fini, questo aerosol di droplet, che se siamo infetti può contenere un virus. Ebbene, abbiamo diciamo, sviluppato, condivisi sempre a livello internazionale, dei protocolli che prevedono, sulla base delle concentrazioni di CO2 nell'aria, diversi livelli di rischio. E quindi, se noi partiamo dal fatto che la CO2 in ambiente esterno è intorno ai 500 ppm parti per milione, consideriamo un rischio basso una concentrazione inferiore ai 700 ppm all'interno di un certo ambiente, e consideriamo molto alto il rischio di concentrazioni superiori ai 1000 ppm. Ma a cosa serve avere questi dati? Serve per poter fare delle azioni, e quindi noi possiamo, con dei dispositivi smart, voglio dire veramente a costi molto contenuti, quindi senza incidere
ulteriormente sulle economie di chi oggi è costretto a rimanere chiuso, possiamo consentirgli di vedere direttamente qual è la situazione e di dargli delle indicazioni su base scientifica sulle azioni da intraprendere, che possono essere dalle più semplici, come aprire porte e finestre per un certo periodo di tempo, fino ad arrivare a dover infrastrutturare l'ambiente con sistemi di ventilazione meccanica piuttosto che di aspirazione, piuttosto che aggiungere anche sistemi di purificazione dell'aria. Oggi a livello mondo, visto che stiamo parlando di geopolitica, questa è una geopolitica della scienza minore, nel senso che considero oggi come oggi la principale forma di scienza, di ricerca scientifica, quella che ha portato allo sviluppo di queste importantissime armi che sono i vaccini, però è una scienza che ha avuto un momento di facilitazione dovuta alla pandemia e con grande piacere mi viene da dire che si è creato davvero a livello mondo una cordata in cui gli scienziati, in cui tutte le informazioni vengono condivise e scambiate, perché trovare comunque delle soluzioni che possono consentire alle persone di avere una vita, diciamo, pseudonormale in attesa di un'immunità di gregge, e consentire non eccessive perdite economiche come già ne abbiamo avute, è un qualcosa comunque di molto importante. Ecco che il punto è questo: noi nel mondo abbiamo paesi oggi come alcuni stati degli Stati Uniti, come la Germania, la Spagna, Giappone, Singapore e altri stati in giro per il mondo che già oggi utilizzano questo sistema di misurazione della CO2 negli ambienti chiusi, negli ambienti indoor, per poter consentire una serie di attività. Questi dispositivi, cui facevo riferimento prima, che voglio dire, possiamo dire essere più simili a una sveglietta cinese come dimensione e anche come costo rispetto che a un, nell'immaginario collettivo, un grande apparecchio, un grande macchinario, che sono stati tutti validati dalla scienza internazionale, dalle primarie università del mondo e calibrati secondo questi protocolli di studio e protocolli operativi, hanno il vantaggio di poter parlare anche con le tecnologie via IoT. E quindi laddove noi siamo nella nostra abitazione, piuttosto che in un nostro studio medico, possiamo direttamente fare noi delle azioni. Ma laddove gli spazi sono più grandi o è più complesso intervenire, basta semplicemente che questi dispositivi di monitoraggio della CO2 siano messi in collegamento con sistemi che magari già lì esistono, come può essere, dicevo, la purificazione, la VMC, l'aspirazione centralizzata dell'aria, ma anche la lettura elettrificata di finestre a vasistas. Ecco, negli studi che stiamo conducendo in Italia, mi avvio alla conclusione, e li stiamo conducendo in un progetto pilota nazionale che è partito dalla Puglia e che si è quasi concluso, siamo vicini alla prima pubblicazione, abbiamo visto come per esempio nel 60 circa per cento dei casi delle aule testate non è neanche necessario infrastrutturare o dotarle di altri dispositivi, basta semplicemente la semplice ventilazione naturale che consente una diluizione in atmosfera indoor di tutti gli inquinanti, compresi appunto quelli di origine biologica come i virus. Abbiamo fatto anche un altro studio, questo sul finire dell'anno scorso, con il Bambin Gesù di Roma e con la Ergon Research, dal quale abbiamo dimostrato come con un'adeguata ventilazione, in questo caso ventilazione meccanica controllata, con un'adeguata portata d'aria, riusciamo a ridurre, in quel caso si trattava di una sala d'aspetto dello stesso Bambin Gesù di Roma, il rischio di respirare particelle o goccioline infettate da uno o più soggetti presenti in quell'ambiente, quindi con un'adeguata ventilazione, una riduzione del rischio del 99,6%. Quindi
un rischio molto, molto contenuto. Sempre con questo discorso della CO2, lei consideri che nel momento in cui noi stiamo nel cosiddetto livello basso, ossia sotto i 700 ppm, il rischio che un soggetto possa respirare l'espirato altrui, quindi ciò che un eventuale soggetto infetto ha espirato, è inferiore all'1%. Ecco perché anche questi protocolli noi ci auguriamo, e appena saranno pubblicati in Italia, ci auguriamo che il nostro governo e comunque gli organi competenti possano farli propri, perché ripeto, già sono in uso in altre parti del mondo, hanno consentito riaperture, e a livello scientifico, con la scienza fate bene, mi lasci usare questo termine, ci dicono che è possibile riaprire con condizioni di sicurezza, o comunque con una mitigazione del rischio veramente molto, molto importante. Grazie professor Miani, sono messaggi comunque di speranza che ci arrivano in vista appunto delle riaperture, di un ritorno in qualche modo alla normalità. Questo panel parla di emergenza sanitaria, dedica spazio a questo tema, così come a quello della biodiversità, che è strettamente connesso. E della biodiversità parliamo con il generale Sergio Costa, generale dei Carabinieri, nonché già ministro dell'Ambiente. Buonasera generale. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori, buonasera. Qual è il peso, insomma, le conseguenze, il legame fra questa emergenza sanitaria, ambientale e la biodiversità? Beh, guardi, intanto mi ha stimolato molto il titolo di questo panel, perché effettivamente c'è questo rapporto, ed è un rapporto che forse non è stato ancora molto approfondito, ma che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in tempi, tra virgolette, non sospetti, ha definito addirittura in termini numerici, cioè ci ha detto in buona sostanza che un'aggressione alle condizioni climatiche e alla biodiversità ci porta mediamente 12,5 milioni di decessi all'anno, su base ovviamente planetaria, con un incremento di circa 250.000 decessi all'anno, stimati alle condizioni ovviamente attuali, tra il 2030 e il 2050. Perché queste due date? Perché il 2030 è il riferimento delle politiche a breve termine, che guardano poi al 2050 come le politiche globali ovviamente per la neutralità carbonica. Gli elementi in buona sostanza quali sono? La biodiversità, se la vogliamo in modo a braccio così definire, è in un medesimo ecosistema il rapporto che esiste tra animali, vegetali, microrganismi, funghi in relazione tra di loro. Però è un equilibrio dinamico questo, nel momento in cui viene aggredito quel sistema, penso per esempio con l'intervento particolarmente aggressivo dell'uomo e del suo agire, chiaramente il sistema della biodiversità cambia e quindi si squilibra continuamente. E questo noi lo stiamo vivendo. Vi faccio un esempio concreto. Voi pensate che noi abbiamo un deficit alimentare a livello mondiale, lo sappiamo tutti, il 75% mediamente delle nostre colture vegetali dipendono dagli impollinatori. Bene, noi stiamo perdendo il 50% degli impollinatori nel giro dei prossimi anni. E questo è un rischio potenziale sul quale dobbiamo intervenire. Può sembrare strano che si parli di questi elementi, ma questi si inseriscono perfettamente nel tema dell'aggressione ambientale che si riverbera sull'elemento pandemico. La natura non la ricostruisce in laboratorio, tanto per essere chiari. Quindi c'è un rapporto significativo, però c'è anche un impegno, perché se no siamo dei catastrofici, invece ci sta un forte impegno, e mi fa piacere che l'ho sentito da tutti gli altri interventori, c'è un forte impegno a livello internazionale per trovare delle soluzioni anche sul tema della biodiversità. Grazie generale Costa. Io farei un altro giro di domande e tornerei al professor Pregliasco,
per chiedere proprio in chiave futura, insomma, dopo aver analizzato quello che è l'oggi, quello che è stato in qualche modo lo ieri, il passato più recente, cioè come siamo arrivati a questa pandemia, ora guardiamo appunto al futuro, cioè come appunto sottolineava anche il direttore Molinari di Repubblica, bisogna che ci si attrezzi per eventuali nuove emergenze. Allora, che cosa abbiamo imparato fino ad ora, di che cosa possiamo fare tesoro fino ad ora di questa esperienza di emergenza sanitaria? Di fatto piani pandemici c'erano, al di là delle polemiche di quanto potevano essere aggiornati, però sicuramente bisognerà, diciamo, a bocce ferme, quindi non ora ma un po' più avanti, rivedere un po' tutto ciò che si è fatto, perché sicuramente ciò che si è fatto nel momento dell'emergenza, l'ho visto anche nel mio piccolo, nell'ospedale che dirigo a Milano, cose che sono state decise in quel momento emergenziale che poi non sono state riscontrate le migliori. Io non parlo di errori, perché errori, no, diventa sottolineare elementi di incompetenza o di inerzia o altro, ma davvero rispetto alla situazione reale emergenziale. Di sicuro c'era ben compreso il rapporto e la necessità di approfondire ciò che già c'è, e anche in un contesto, diciamo, di ricerca, cioè One Health in inglese, quindi di una comprensione che, come anche Miani prima evidenziava, di ambiente e di salute e nel complesso, e ben anche richiamato, direi, dal generale Costa, cioè di un elemento che tenga conto in particolare di esigenze di sorveglianza che c'erano, ci sono e vanno implementate sull'insorgenza di potenziali agenti patogeni, sia sorvegliando meglio e in modo sistematico, e Matteo Bassetti lo diceva prima, in un termine di trasparenza di informazioni, di condivisione, sia sul versante umano ma anche sul versante veterinario, proprio perché l'abbiamo visto, questo virus è legato appunto ad aspetti di connessione, di vicinanza uomo-animale, di sicuro, poi al di là dei dubbi anche qui di un'origine laboratoristica, ma che a mio avviso fa riferimento così a un aspetto filmografico, no? Ma la naturalità dello sviluppo di questo virus c'è, guardando l'albero genealogico delle varianti virali, partendo da alcuni virus animali al virus umano. Quindi di sicuro ogni pandemia ci spiazza, perché ha elementi caratteristici diversi. Io stesso nel momento, a gennaio, febbraio, contavamo quante mascherine avevamo, quante tute avevamo, e viene da ridere ancora adesso con i miei collaboratori com'era l'approccio, no? Diciamo, ce l'abbiamo, abbiamo tutto, abbiamo un protocollo, saremo pronti, qualcuno che ci arriverà, riusciremo a contenerlo. In realtà ci è arrivato da casa, no? Questo virus, le persone anche tra di noi, operatori, si sono ammalate, presumibilmente qualcuna, soprattutto nella prima fase, assistendo i malati, ma poi soprattutto per la circolazione unitaria. Quindi davvero quello che c'è da fare nel futuro, lo dicevo anche prima, no? Quando la domanda era riferita all'Europa, è sicuramente un'esigenza di implementare quelli che sono gli interscambi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, all'inizio ogni giorno, ogni sera sentivamo i loro commenti, ora ci sono scaduti, o meglio, sono ingiustamente scaduti nell'idea e nella comunicazione, nell'opinione pubblica, queste istituzioni, perché si ritiene siano impagliate e bloccate. Probabilmente magari anche qualcosa c'è, ma davvero la difficoltà è enorme in questo contesto, gli interessi sono veramente contrapposti, e come si diceva, il problema è la sovranità delle nazioni rispetto all'emergenza. Lo vediamo adesso anche tra le regioni con lo Stato, no? Le regioni che vogliono abbassare il livello del colore della propria regione
in un'ottica poi di come dire, ingiustificata in alcune situazioni, proprio aumentando il rischio di circolazione del virus, ma proprio perché in questo caso, in questi casi appunto ci sono le decisioni tecniche, sono decisioni non tecniche, sono decisioni tecnico-politiche che devono equilibrare interessi diversi che non sono solo quelli sanitari. Certo, professore. Passando la parola a Miani, vorrei tornare sull'aspetto ambientale, perché c'è un aspetto appunto che di cui si è discusso forse poco, però è molto interessante, cioè il collegamento tra comunque la nascita di questa crisi sanitaria e anche la geolocalizzazione, mi permetta il termine, perché ci sono state aree più colpite, aree meno colpite. Qualcuno ha visto un legame con i livelli di inquinamento. Che cosa ci può dire a proposito? Sì, certo. Intanto questo qualcuno... devo dire che per una volta nel mondo l'Italia è arrivata per prima, perché siamo stati noi di Sima per primi al mondo a individuare questo collegamento e a portarlo all'attenzione dei decisori. Abbiamo visto, anzi ci siamo chiesti per essere precisi, come mai in alcune zone d'Italia, in primis ma del pianeta, c'era una maggiore accelerazione dell'infezione e c'erano anche più decessi e più ricoverati in terapia intensiva. E abbiamo visto, questo ovviamente in ipersintesi, che quelle zone che avevano dei tassi di inquinamento atmosferico più elevato e una maggiore difficoltà di dispersione atmosferica degli inquinanti prodotti in quelle aree, come per esempio è nel caso nostro la pianura padana, soprattutto nei mesi invernali, per delle condizioni di stabilità atmosferica molto molto particolari, verificava appunto uno spread, una corsa, un booster, diciamo, del virus e dell'infezione maggiore rispetto ad altre regioni d'Italia. Ma stessa cosa avveniva in alcune aree degli Stati Uniti, della Germania, della Spagna, che è come a partire dalla stessa regione dell'Hubei e di Wuhan in particolare, che sono notoriamente le aree più inquinate a livello atmosferico del nostro pianeta. Come esisteva, diciamo, già era stato dimostrato per altri virus e quindi era noto al mondo della scienza, noi sappiamo che alcuni virus si potevano legare alle particelle aerodisperse e con queste e da queste poter essere, diciamo, tra virgolette, cavalcate dal virus e quindi fungere da carrier, ok, per un virus. E quindi abbiamo pensato che il SARS-CoV-2, essendo un virus, potesse comportarsi come tale e quindi l'abbiamo cercato nelle particelle, nello caso specifico sul PM10 abbiamo usato questa dimensione di particelle come tracciante. E l'abbiamo trovato, seppure sotto forma diciamo RNA virale di SARS-CoV-2, perché nel frattempo aveva perso la sua vitalità, sul PM10, diciamo, della zona di Bergamo, già l'anno scorso, nel mese di aprile, e abbiamo quindi creato una sorta di ipotesi meccanicistica, ovvero sia che in certe particolari condizioni di stabilità atmosferica, questo a prescindere dalla stagione, noi possiamo considerare l'ambiente outdoor come una grande stanza con un soffitto alto alcune decine di metri, in cui, come dicevo prima, gli inquinanti ivi prodotti hanno difficoltà a liberarsi e quindi a disperdersi in atmosfera. E questo, stiamo parlando di una concentrazione di particelle di queste polveri per centimetro cubo di circa 150.000 particelle per centimetro cubo, quindi una cosa molto importante. E abbiamo diciamo visto e studiato il fatto che noi sappiamo già di base che quando noi tossiamo, starnutiamo o anche solo con il semplice respiro o con il canto, noi emettiamo queste goccioline a cui facevo cenno prima,
che di cui le più grosse cadono a circa 2 metri massimo di distanza dal soggetto che le emette. Le più fini, la parte aerosol, arriva fino a 6-8 metri di distanza. Questo è stato sin dall'inizio stabilito anche dal MIT di Boston con degli studi molto interessanti. E nella nostra ipotesi meccanicistica, ripeto, pubblicata, questa distanza può aumentare ancora di un tot. Questo tot vuol dire far arrivare il virus intorno ai 10-12 metri. La cosa potrebbe essere interessante perché ci dà un'indicazione di ulteriore precauzione in certe condizioni, tant'è che già diciamo in tempi non sospetti suggerivamo l'utilizzo all'esterno di mascherine, possibilmente mascherine ad alta prestazione, quando si incontravano o c'erano occasioni esterne di più persone che stavano in un certo luogo, in un certo ambiente, come per esempio in coda ad un supermercato piuttosto che all'ufficio postale. Ecco, questo tipo di studi, sommati a quelli più recenti che riguardano l'atmosfera indoor, sono studi, sempre per restare sull'approccio multidisciplinare di cui parlava prima il professore Pregliasco, ma anche il generale Costa, nella visione di One Health, sono studi che hanno aperto uno squarcio a livello scientifico mondiale, tant'è che siamo anche onorati oggi di coordinare una task force internazionale che si occupa appunto di questi temi, a cui hanno aderito gruppi di ricerca veramente di tutti i più importanti atenei del mondo. E quindi dal nostro punto di vista, per il futuro, quello che ci auguriamo è che ci sia sempre meno autoreferenzialità da parte del decisore e invece una maggiore apertura di conoscenza, come in questa crisi hanno dimostrato molti stati nel mondo e mi verrebbe da dire senza polemiche un pochettino di meno l'Italia. Ci auguriamo appunto che per un prossimo futuro ci sia una maggiore apertura e disponibilità a condividere esperienze anche con altri paesi, anche su questi temi, sapendo che l'Italia può dare del suo, perché ha sicuramente un know-how, una capacità scientifica importante, ed è in grado anche di essere innovatore dal punto di vista scientifico, mentre a noi italiani capita spesso di essere un po' esterofili, no? Per cui mi viene da pensare adesso, quando nel periodo in cui stavamo facendo questi studi e li abbiamo poi comunicati, negli Stati Uniti una collega ed amica dell'Università di Harvard, anche lei si era impegnata in questi studi, e in Italia si prendeva ad esempio il suo studio, che all'epoca ancora non era pubblicato, mentre i nostri, che già lo erano, venivano taggati o tacciati di essere delle fake news. E la volontà di chi fa scienza è quella di condividere informazioni e bene o male sappiamo che l'evoluzione delle conoscenze è in continuo progress, in continuo aumento, ma la volontà è quella di condividere informazioni, linee guida, strategie, per far sì che si possa dare un contributo alla soluzione di un problema. E in questo ambito abbiamo visto come a livello mondo, ripeto, c'è stata una grande condivisione e con un approccio assolutamente multidisciplinare a questi temi, perché è stato da un lato un grande laboratorio per chi si occupa di ambiente e salute, il mondo nel periodo pandemico, ma dall'altro ha fatto capire ai ricercatori quanto sia importante lavorare a livello globale su progetti per ottenere i migliori risultati nei tempi più rapidi.
Certo, grazie professor Miani. Mi viene in mente quello che ha detto ieri la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha detto che l'Italia aveva ragione, avremmo dovuto cooperare maggiormente fin da subito, proprio all'inizio di questo anno pandemico. Per chiudere, torniamo dal generale Sergio Costa. Come ex ministro dell'ambiente, torniamo a parlare di ambiente perché comunque c'è uno strumento europeo che è il Recovery Fund. In Italia abbiamo il PNRR, ci sono molti fondi stanziati proprio per l'ambiente, così come per la sanità. Secondo lei potrebbero comunque, potranno essere un contributo positivo anche per uscire da questa situazione contingente? Guardi, io penso di sì. Mi piace fare una piccola digressione che mi aiuta a chiarire il concetto. Quello che ha detto il professor Miani pochi minuti fa, io l'ho trovato particolarmente interessante perché il suo studio è arrivato sul mio tavolo quando ero ministro. Mi è stato veicolato da un mio consulente, un mio consigliere, il professor Becchetti, e io proprio sulla base dello studio del SIMA, della società SIMA, ho incominciato a finanziare il miglioramento della qualità dell'aria assegnando importanti risorse in tempo di non PNRR alle regioni del bacino padano in particolare. E a scrivere quello che oggi in quota parte troviamo nel PNRR, nel Recovery Plan, che ha a che fare con la qualità dell'aria. Quindi in un certo qual modo quel lavoro, non siamo stati esterofili, via. Ci abbiamo creduto fino in fondo ed è negli atti amministrativi oltre che politici. E questo mi fa piacere poterlo dire, che è un orgoglio italiano. Lei parlava del Recovery Plan. Ci sono delle risorse molto importanti e ormai è patrimonio di tutti, lo conosciamo. Il tema adesso qual è? Quel recovery è stato costruito su una base che depositammo noi, Conte 2, il 12 gennaio in Parlamento, rivisitato, migliorato, accresciuto, e ben venga questo, adesso ha preso definitivamente corpo. Entro giugno noi sapremo dalla Commissione europea quanto è valido, ma sicuramente lo è per la stragrande maggioranza, adesso va scaricato a terra. Perché il tema è proprio quello, non perdere questa occasione, quindi delle norme che ci consentono di sburocratizzare e semplificare. Però attenzione, io vorrei dire, il PNRR e Next Generation EU, che in realtà è più del PNRR perché prende altri tipi di finanziamento, si legano a quello che poi però è un'altra ulteriore prospettiva che noi già avevamo in tasca, tra virgolette. Penso per esempio al piano sulla strategia della biodiversità, rimanendo sul tema a me assegnato, europeo, dove io personalmente, in nome e per conto dell'Italia, ho votato il 30-30, cioè almeno il 30% della biodiversità deve rimanere integra per ogni singolo paese. E guardate che quest'anno in Cina, a Kunming, si celebra la COP 20, la COP 15, che sarebbe la conferenza delle parti mondiali sulla biodiversità, che è simile in un certo qual modo all'accordo che si è stato chiuso a suo tempo nel 2015 a Parigi sul climate change. Cioè siamo nell'anno più importante, perché oltre ad avere grandi risorse, l'Italia è presidente del G20, l'Italia è co-presidente della COP sul climate change, che insieme alla Gran Bretagna, e è anche produttore di idee innovative sulla biodiversità, appunto, di Cummings. E questi sono elementi che io saluterei con grande positività. Adesso è il momento di scaricare a terra tutto quanto, perché le risorse ormai ci sono e queste risorse non arriveranno più. Sono le uniche che ci arriveranno per i prossimi anni. Io credo che ci sono però le condizioni. Come diceva il professor Miani, ma che hanno detto anche il professor Bassetti e Pregliasco, noi abbiamo la qualità professionale. Non c'è bisogno di andarla a prendere fuori. C'è bisogno di cooperare con chi lavora fuori. Ma noi, guardi, che nel campo dell'ambiente, della biodiversità e della tutela della natura, credo di poter dire che siamo uno dei paesi leader a livello mondiale, lo dicono i numeri. Certo, grazie generale, grazie a tutti i nostri relatori che ci hanno offerto spunti estremamente interessanti. Prima di chiudere vorrei dire che quello di cui abbiamo parlato oggi e di cui torneremo a parlare domani è così d'attualità che in gergo giornalistico si dice siamo sul pezzo, perché abbiamo parlato a lungo anche stamattina di forze armate, di difesa, adesso di emergenza sanitaria. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa per venerdì prossimo.
prossimo e all'ordine del giorno ci sono la posizione nazionale in relazione all'emergenza sanitaria globale, agli sviluppi nell'ambito dell'Alleanza Atlantica e dell'Unione Europea. Tutti i temi dei quali abbiamo parlato, torneremo a parlarne domani a partire dalle 10.15 con ospiti illustri e la chiusura di Giuliano Amato. Grazie per averci seguito.